Le trame delle puntate spagnole della Promessa, previste nelle prossime settimane su Rete4. Segnalano che Catalina, Carmen Asecas, e Pelayo, Michelle Peirina, faranno una vacanza alle terme per allontanarsi dal clima pesante del palazzo provocato da Cruz e Alonso. L'esperienza verrà ostacolata dall'arrivo di Mr. Cavendish, il quale riserverà delle pesanti minacce nei confronti del conte di Anil, dichiarerà di aver urgentemente bisogno di nuove armi e vorrà che lo scambio avvenga al palazzo. Catalina e Pelayo partono per le terme con Vera. Catalina e Cruz si scontreranno sui preparativi delle nozze della ragazza con Pelayo. La marchesina avrà intenzione di invitare anche la servitù della tenuta, ma Cruz troverà oltraggiosa la decisione della figliastra e nella discussione coinvolgerà anche Alonso. Il clima in casa Luyan diventerà molto teso, così Pelayo convincerà Catalina a recarsi alle terme per rilassarsi e per prepararsi all'imminente matrimonio. La ragazza accetterà volentieri l'invito del suo promesso sposo, anche se Cruz e Alonso pretenderanno che siano accompagnati dalla domestica Vera. La vacanza inizialmente rafforzerà il legame di Pelayo e Catalina, almeno finché non incontreranno Mr. Cavendish, l'uomo al quale il conte di Anil aveva venduto illegalmente i fucili nascondendoli sotto le casse di marmellata. Mr. Cavendish minaccia Pelayo davanti a Catalina. Pelayo porterà Catalina alle terme solo perché sa che in quel luogo si trova Cavendish, dovrà parlare con lui di un affare urgente. L'imprenditore inglese dirà di avere un bisogno urgente di nuove armi per la guerra scoppiata in Europa, pretendendo che lo scambio avvenga alla Promessa. Pelayo all'inizio proverà a tirarsi indietro, ma poi sarà costretto ad accettare le richieste di Mr. Cavendish, anche perché diventerà sempre più minaccioso anche di fronte a Catalina. La marchesina inizierà a nutrire dei sospetti sull'imprenditore, che minaccerà Pelayo di gravi ritorsioni qualora dovesse tirarsi indietro all'ultimo momento. Jimena aveva aggredito Mr. Cavendish alla Promessa. Nelle puntate della Promessa andate in onda recentemente su Canale 5, Pelayo ha ospitato per alcuni giorni alla tenuta Mr. Cavendish. Un impresario inglese deciso a fornire illegalmente armi alla nazione. Il conte di Anil ha presentato il suo ospite agli altri abitanti del palazzo come un possibile acquirente per le marmellate. Jimena, non credendo a tale tesi, ha pensato che fosse un medico intenzionato a visitarla per decidere se rinchiuderla in una casa di cura. La ragazza ha aggredito Mr. Cavendish nel corso di una merenda, dove ha ribadito che nessuno avrebbe potuto allontanarla dalla tenuta.